Ciao a tutti da Samomilla. Oggi, dato che ci stiamo avvicinando ad Halloween, faremo un pipistrello e una zucca, ma vi spiego tutto meglio. Quindi l'occorrente del... Aspettate, come prenderlo? Allora, bel cartoncino. Come vedete io ho questo blocco. Allora, questo cartoncino è di una grammatura di, ora ve lo faccio vedere, di 120 grammi. E ci sono solo 10 fogli. Quindi a noi occorre il nero. E mi vado a ricavare un quadrato. Non vi sto a dire le misure perché io le ho fatte così, nel minuto non sapevo che misure fare. Quindi, un quadrato, io l'ho fatto mi pare di 11 centimetri. E poi del cartoncino rosso, rosso, arancione. Non so se si vede che è arancione, ora faccio la differenza. Questo è rosso e questo è arancione. Non molto, vabbè dai. Un cartoncino arancione, oppure anche da quel blocco. Allora, nel cartoncino andate a allora, cartoncino, aspettate vi dico tutto. Quindi cartoncino, poi compasso, taglierino, poi matita, righello, squadra, quello che avete, poi un'unifosca, non so se li utilizzerò, se li utilizzo, comunque, un'unifosca nero, un'unifosca giallo, forse dovrei avere anche il bianco, vado a cercarlo, eccolo qua, un'unifosca bianco, un'unifosca rosso. Questi sono i colori che io ho e poi non so quale userò ovviamente nel video, se li uso anche, se lo faccio vedere. Ecco qua. Poi un pennarello, se non avete l'unifosca potete utilizzare un pennarello nero, in questo caso forse non so neanche se lo uso. Poi vi serviranno anche le forbici che, vi giuro, non ricordo dove sono andato a rifugiarle. Un paio di forbici, della Vinavil, della colla a caldo, quello che volete, e un pennellino per stenderla. E mi pare di aver finito. Sì. Mo. Ah. Vediamo questo, che mi pare anche storto, però speriamo di no. Ok, allora come vedete il cartoncino nero, il cartoncino arancione, no, sono andato a ricavarmi un cerchio, anche se avevo l'intenzione di fare un ovale. Questa sarà la nostra zucca. Allora io l'ho fatta, non so di preciso quanti centimetri, ora li vado a misurare di 6 centimetri e mezzo, vabbè perché io lo faccio proprio piccolo e penso di metterlo sulla porta. Ok, quindi come vedete ho scarabocchiato la faccia della zucca, eh? Dopo ovviamente la dobbiamo tagliare gli occhi, la bocca e tutte queste cose qui. E intanto col nostro cartoncino, come sempre, cartoncino nero, andiamo a fare il pipistrello, che è questo. Dà l'effetto di pipistrello. Spero. Ok? Allora, i passaggi sono molto semplici, forse posso anche le web, il cambio,
spero si veda. Allora, ecco qua il quadrato. Questo vertice qui, la punta la vado, allora aspetta, questa punta la vado a portare su questa punta in questo modo. Poi se avete anche un piegacarta vi semplificherà tutto. Io non ce l'ho. Questa è la colla a caldo. Piego e otterrò, otterrete, un triangolo. Ora prendete il triangolo e questa punta andate a piegare in questo modo. Quindi prima avete il triangolo, poi aspettate, prima avete questo triangolo, piego e la porto davanti. Poi ovviamente piego bene. Adesso mi viene molto impossibile. Siamo a 6 minuti, mi devo anche sbrigare prima che scada il tempo. Perfetto. Poi capovolgo. In pratica otterrete una specie di barchetta. E vado, ho detto, a portare questo. Però vediamo. Lo vado a portare, ma non del tutto. Lascio uno, due, lascio dei millimetri. Non so se nell'inquadratura si vede. Spero di sì, ma non ne sono tanto troppo sicuro. Questo è il musetto del nostro butterfly, del nostro pipistrello. Ora porto questo. Questa punta la porto qua, quindi molto più facile a farsi. E tengo come punto di riferimento questo. Quindi vengo di qua, track, piego, uno, due, perfetto. E otterrete queste. Queste qua saranno le alicce. Poi andate forse a dividere a metà. Quindi aprite, lascio sempre lì il beccuccio, capovolgo e piego a metà. Questo qua lo potevate fare prima all'otterrate. Quindi così è davanti. Dove c'è il beccuccio? Ora lo piego, lo capovolgo e lo piego a metà in questo modo. In questo modo. Cercando di fare una metà più giusta possibile. Perfetto. Poi ora riporto dove c'è il beccuccio e vado a portare questo vertice qui sulla linea centrale, su questa linea che abbiamo appena formato. Quindi 1, 2, 3. Col cartoncino dovete un po'. Attenzione, è saltata la luce. Un secondo, però è saltata. Sia di qui e sia di qua. Lo so, anche se così può sembrare una specie di coniglietto, di gatto, quello che volete. Pure il pipistrello con le ali chiuse. Ok. Poi ora vado a riaprire. Ora, per dare un po' di movimento, da questo punto qui, quindi dal punto di questa luccia, fino al punto centrale, vado. Però al contrario, quindi
Qua abbiamo il beccuccio, giro, quindi da questa linea me ne vado. Ecco, aspettate, prima faccio. Così. Fa. Quindi ora ve lo giro. Otterrete in pratica questo. Quindi sono partito da qua fino a qua e ho piegato, però al contrario. Quindi rigiro, faccio la stessa cosa. Piego con forza, che qua c'è un po' da lavorare, ecco qua, questa qua è la parte di davanti del nostro pipistrello. Diamo il beccuccio, eccolo qua, ed ecco pipistrello piccolo, pizza butterfly tipo, attenzione, scusate se vi sto facendo venire il mal di mare. Ora, butterfly piccolo, butterfly grande e anche bianco. Poi prendo la mia zucca e controllo il tempo perché mi sa che tra 2 o 3 minuti vi devo lasciare e fare la seconda parte. Comunque, come vedete, ho creato la mia zucca. Vado a fare un'incisione, aiuto, senza strappare per la carta. Così, e vado con le forbici vado a tagliare. Oppure se avete anche una bucatrice tonda o ovale, potete benissimo usarla. Quindi faccio stessa cosa pure di qua. Per la bocca, dato che io le ho fatte anche dei denti, vado con lo stesso modo. Anzi, la bocca forse la faccio, mi conviene farla col taglierino. Quindi continuo ad incidere. Andiamo, aiuto. Così. Comunque vado ad incidere i denti. Poi con l'uniposca o semplicemente il pennarello qualunque, forse vado a ripassare i contorni per accentuare il tratto. Poi, quindi non farò una seconda parte, mi devo pure muovere perché i 15 minuti stanno per scadere. Poi andrò ad attaccare il pipistrello.
ma non lo so, qui. Oppure si può benissimo fare un festone come ho visto nel canale di Musilove, che ha delle zucche e anche i pipistrelli, poi mette della lenza, lo attacca con lo scotch, mette, alterna zucca, questo, zucca, pipistrello, zucca, pipistrello, lo fa bello lungo e via. Quindi da Samomilla è tutto e alla prossima. Anzi, dai, farò la seconda parte più tardi. O anche domani, perché non so se il tempo me lo permette, ok? Va bene. Quindi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, mettete mi piace se il video vi è piaciuto. Lasciate qualche commento se avete qualcosa da dire. E vi saluto. Ciao! Un momento. E stop!